Ancora una volta abbiamo il piacere di avere tre manager rappresentanti di tre aziende italiane molto importanti con un'esperienza pluridecennale in questo mercato. E ancora una volta lascio la parola a te, Sergio. Grazie mille, grazie Viviana. Sì, il mercato contract è uno dei fiori all'occhiello del nostro paese, sia per quanto riguarda gli uffici, sia per quanto riguarda i grandi impianti, per quanto riguarda le navi. Ci sono delle vere e proprie eccellenze, ma d'altra parte, non neghiamocelo, il mercato contract si connota per le soluzioni destinate agli ambienti collettivi, tipicamente le sale, gli ambienti dove si muovono delle comunità, e sappiamo che da un anno e mezzo a questa parte le comunità fanno fatica a muoversi nel mondo, per fortuna sta passando. John J. Jenkins, CEO di Cartel US New York, Luigi Zanier, CEO di Adotta, Englewood, New Jersey, Alberto Portolani, CEO di Neri North America, Miami, sono i tre testimoni di questo tema. Introduco solo un dato, spero, anzi, sono sicuro di essere contraddetto. Nel gennaio scorso del 21, quindi di quest'anno, Intesa Sanpaolo, nel suo studio settoriale, ha appunto sottolineato come il segmento contract nell'arredo abbia subito una battuta d'arresto e stia ancora soffrendo molto in Italia. Negli Stati Uniti, se Dio vuole, la situazione è molto migliorata. Vediamo se questo è uno spunto che ha un senso, se possiamo confutarlo, se saremmo contenti. Insomma, come da titolo, quali sono le dinamiche del mercato oggi? Direi di cominciare a rigoroso ordine di programma dal dottor Jenkins. Prego. Grazie, anzitutto mi scuso che ho visto che non so come sono riuscito a avere il logo Mitas il mio nome al contrario, nei misteri della tecnologia, no? Non lo so. Anyway, grazie per avermi invitato, tutte le persone. Allora, il mondo del contract negli Stati Uniti è un mondo estremamente complesso. Noi come Cartel siamo un'azienda presente da più di 20 anni negli Stati Uniti, presidiamo il territorio attraverso due corporate flag store, uno a Manhattan e uno a Miami, e una rete di distribuzione retail. Quindi Cartel è un'azienda storicamente e culturalmente retail oriented. Qui negli Stati Uniti abbiamo dovuto fare importanti scelte perché, come hanno detto alcuni relatori prima di me, questo è un mercato estremamente interessante, ma anche estremamente esigente. Quindi io una cosa che invito sempre tutti gli imprenditori: in America si può fare tanto, è un mercato che va capito, è un mercato al quale bisogna adattarsi. Quindi venire qua a dire questo è quello che faccio in Germania, lo faccio anche in America, non funziona, è meglio stare a casa. Noi, anche noi come Cartel, l'anno scorso è stato un anno incredibile, abbiamo avuto una crescita di fatturato importantissima grazie al residential, cioè noi abbiamo lavorato tantissimo con l'interior designer per il rinnovo di luxury, situazioni luxury prevalentemente. Sicuramente il mondo hospitality è stato penalizzato, tutti i progetti sono stati messi in stand-by. Adesso si comincia a riparlare di contract, però anche qui è un fenomeno interessante che non credo riguarderà solo gli Stati Uniti. Stiamo tutti stando un attimo rivedendo cosa significa convivialità, quindi rivedere l'uso degli spazi, rivedere le tempistiche, le logiche, le dinamiche. Quindi noi, anche noi come aziende che partiamo con i nostri cataloghi, con le nostre proposte, e ti senti dire ok, però da domani il ristorante va fatto in un certo modo, l'ufficio cambia, non voglio più i loculi, voglio queste situazioni. Creare situazioni melting, crossover, ma senza facilitare la socialità, ma non la vicinanza. Insomma, sembrano banalità, però poi quando hai da mettere in pista produzione e gestire tutta la logistica diventa un po' complessa. Però sicuramente è un mercato estremamente dinamico e in grado di premiare. Bisogna, come dicevo, capirlo, strutturarsi, e avere un livello di flessibilità che forse il mercato europeo non richiede. Però insomma, noi credo ci siamo strutturati e teniamo botta anche in questo momento particolare. Bene, l'importante è appunto stringere i denti perché è evidente che siamo all'inizio,
in Italia alla vigilia di quella che sarà senz'altro una ripresa, speriamo la più in fondo e più sicura possibile. Continuiamo con Luigi Zannietti, che come dicevo prima è CEO di Adotta e Inglewood New Jersey. Prego, dottore. Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito. E, niente, Adotta è un'azienda che opera nel settore del contract, commercial contract, ossia nel settore ufficio. Siamo presenti in America come Adotta dal più di 15 anni, 16 anni. Io personalmente però opero sul mercato americano dagli anni 80. Vengo in America prima con prodotti casa, residenziali e dal 2005, quando ho iniziato il rapporto con Adotta, prima da agente e poi da proprietario, nel 2007 con il prodotto per uffici. Noi facciamo pareti divisorie, pareti, devo dire che per noi il mercato è in continua crescita. Certo, siamo partiti nel 2007, quando io ho acquistato l'azienda in Italia, con un milione più o meno di dollari, e dopo 15 anni abbiamo sorpassato i 20 milioni di dollari. Siamo strutturati con una unità di produzione che riceve materiale che viene dall'Italia qui in New Jersey, a 20 minuti da Manhattan. Abbiamo i nostri propri uffici in altre parti degli Stati Uniti, abbiamo un ufficio operativo con 3 persone a Washington, abbiamo un ufficio in California, abbiamo un ufficio in Texas, abbiamo una presenza tecnica in Florida e per un totale di circa 17-18 persone. Il mercato, devo dire, è molto ricettivo, nel senso che nel settore della decorazione degli arredi interni nel nostro settore, quello che negli anni dagli anni 70 al 2000 era stato costruito in cartongesso, porte in legno con un po' di vetro, a partire dagli inizi degli anni 2000, dal 2004 in avanti, si è trasformato tutto in vetro, per cui ecco, noi siamo arrivati con un prodotto nuovo, innovativo, di design italiano, e io ho cercato di risolvere quelli che sono i problemi che poi gli americani si trovano quando guardano al prodotto italiano tutti i giorni, cioè sapere se il prodotto è disponibile, ci vuole quanto tempo ci vuole per averlo, l'azienda con la quale lavoro ci sarà poi nel futuro, sarà capace a darmi una continuità nel servizio. Eccetera. E a tutte queste domande ci sono delle azioni che l'azienda deve intraprendere. Ci sono in particolare una presenza e la capacità di poter dare servizio, risposte e la capacità anche di capire l'interlocutore americano. Noi lavoriamo principalmente con studi di architettura, cioè studi di architettura principali, più grossi degli Stati Uniti, sono generalmente i nostri clienti. Sono loro che specificano il prodotto. Per cui non è che abbiamo una rete di distribuzione, non abbiamo rivenditori, non abbiamo intermediari. No? Noi lavoriamo con gli studi, abbiamo un'entratura con questi studi di architettura che sono grandissimi, perché hanno uffici un po' dappertutto negli Stati Uniti. Noi lavoriamo con una minima parte di questi, all'interno dei quali bisogna trovare un interlocutore, bisogna essere in grado col tempo, con le presentazioni, eccetera, di trovare quelli che sono gli interlocutori che sono interessati al tuo prodotto, e poi si crea la specifica, si arriva dopo un po' a creare la specifica per il tuo prodotto, per quel progetto. A partire da quel momento lì, diciamo, direi che il 60-70% del lavoro è fatto. Però per arrivare lì, purtroppo per un'azienda che arriva dall'Italia, che non conosce il mercato americano, è abbastanza difficile, è molto difficile. Per cui ci vuole pazienza, ci vuole una conoscenza anche del proprio settore, di come si svolge, perché qualcuno prima diceva: come si vende in Germania, non si vende qua in America.
Qua in America i loro standard sono completamente diversi rispetto a tutti quelli del resto del mondo. Diciamo che l'Italia, col Made in Italy, è un grande esportatore sia di prodotti di lusso che macchinari, eccetera. E esportare in Europa è un conto, esportare nell'est Europa sempre un prodotto italiano è un altro conto, è diverso, però è molto simile. Esportare in Estremo Oriente è abbastanza simile ancora, perché il prodotto non cambia. Qua le aspettative sono diverse. Prima di tutto nel nostro settore abbiamo un limite, che è quello della misura. Qui non ragionano in millimetri, qui ragionano in piedi e in pollici, che sono l'antitesi alla precisione. E per cui bisogna andare e trovare delle soluzioni a tutti questi problemi. E poi i rapporti, creare rapporti, creare fiducia, creare credibilità. Io, la nostra azienda è presente in Italia, e in Italia abbiamo deciso di mantenere la produzione in Italia, perché poi noi il 90% di quello che produciamo lo vendiamo negli Stati Uniti. Però io ho deciso di mantenere la produzione in Italia, perché in Italia riusciamo a fare delle cose belle, delle cose, delle finiture, delle cose che qui non riusciamo ad ottenere. Non riusciamo ad ottenere né in senso generale di qualità e di prodotto, ma neanche in senso di costi, perché è tutto molto più caro. In Italia noi abbiamo altre 20 persone ed è tutto quello che è ingegnerizzazione, procurement di materia prima e di materiale. Ecco. Per cui abbiamo sviluppato un reparto logistico che è molto, molto attivo, nel senso che dal momento in cui ci aggiudichiamo un progetto e sappiamo quelle che sono le tempistiche di realizzazione dei progetti, che possono essere dai 2 ai 4-5 mesi, perché noi poi andiamo sui cantieri, no? La nostra logistica si mette in marcia e definiamo dove comprare, dove produrre, dove comprare, come produrre i nostri materiali. Parte abbiamo delle risorse locali, per esempio tanti progetti li abbiamo ottenuti e siamo riusciti a crescere perché siamo riusciti a ridurre i tempi di consegna dalle 12-14 settimane, volendo far venire il prodotto dall'Italia, alle 8 settimane, magari comprando una parte di prodotti qua negli Stati Uniti. Una parte di vetri, per esempio, noi compriamo negli Stati Uniti. Parte di porte, di falegnameria, lavori di falegnameria, li facciamo fare in Canada e li importiamo. Il tutto però è gestito dalla nostra casa madre in Italia, che è a Vicenza. Ecco, questo un po'. Per quanto riguarda l'ultimo anno, devo dire che, contrariamente a carta, noi abbiamo avuto una grossissima perdita di fatturato nel 2019. Abbiamo perso il 50% del fatturato a causa del Covid nel 2020. Per fortuna, però, devo dire che non abbiamo avuto cancellazioni. Tutto si è ritardato. Ho tenuto qua a magazzino a Englewood centinaia e migliaia di dollari di materiale, perché i cantieri a New York erano fermi, perché il cliente aveva ritardato il progetto, però non è stato cancellato. E devo dire che sento già una grossa ripresa, nel senso che a partire da già durante l'anno, diciamo a seconda del periodo, aveva ricominciato a partire, si era fermato tutto a marzo, poi ma di brutto proprio, zero, fermati tutti i cantieri. Era ripartito qualcosa a fine maggio, primi di giugno, poi con il problema delle sommosse nelle varie città, il problema che si sta discutendo di razzismo, eccetera, si è bloccato tutto di nuovo, e per poi riprendere dopo le elezioni. Noi ad oggi però, devo dire, abbiamo una forte ripresa, abbiamo chiuso dei contratti, riceviamo il nostro ufficio preventivi e sovraccarico di lavoro, nel senso che non riusciamo a rimettere le offerte nei tempi che ci chiedono, dobbiamo chiedere le estensioni, e io vedo un futuro abbastanza, sotto l'aspetto di vendite, abbastanza positivo per i prossimi mesi. Molto bene.
meno male. Noi siamo tutti quanti ansiosi di buone notizie, quindi grazie per dare. Diciamo così, magari forziamole pure, ma che siano buone. No? Sì. No, ma devo dire che siamo bene. Siamo positivi. Allora, Neri, Nord America, vede in Alberto Portolani il suo CEO. Prego, dottore. Grazie mille, dottore. Allora, innanzitutto buon pomeriggio. Neri è un'azienda italiana, leader di illuminazioni e arredo solo per esterni. E con la nostra azienda siamo presenti da 10 anni circa, prima con distributori, noi presenza fisica 10 anni. Allora, io mi permetterei di dividere il mondo dei contract adesso in 3 fasi, perché quello che si è visto nell'ultimo anno e mezzo non è difficile dare una definizione uguale per tutti. Le fasi sono 3, sono uno quelli già esistenti. Quelli esistenti sono i centri commerciali, gli hotel con cui avevamo rapporti, per cui si facevano espansioni, per cui si facevano manutenzioni. Il secondo sono quelli che sono in progettazione medio-corto, quindi medio-breve, e infine quelli che sono in progettazione e costruzione nel lungo, perché in questi 3 aspetti sono successe 3 cose differenti. Tutti gli esistenti si sono totalmente fermati, e se penso ai grandissimi centri commerciali con cui lavoriamo, le grandissime aziende hanno subito delle perdite che dubito si riprenderanno in breve tempo, perché comunque hanno avuto delle riduzioni di personali a dei numeri veramente imbarazzanti, e penso che prima che riprenderanno a investire nelle espansioni passerà del tempo. Il secondo aspetto sono le costruzioni e le progettazioni, perché noi, come prima descriveva, lavoriamo con gli architetti nel medio e breve termine. Lì è successa una cosa interessante: se si sta disegnando un ufficio, è andato bloccato, è stata bloccata tutta quella che è la progettazione per essere rivista spesso. Cosa vuol dire? Che tutti quegli spazi, io sono rimasto molto colpito quando sono venuto la prima volta in America, perché tutti gli uffici erano tanti pareti divisori, diciamo. Quello che ho visto è che dove avevamo progettato, adesso ci è chiesto di fare delle zone aperte fuori, spesso volentieri. L'ufficio, molte aziende hanno ridotto a metà l'ufficio e pensano di rimanere comunque, di utilizzarlo in maniera diversa. Andiamo a vedere la West Coast, vogliono cambiare il concetto di ufficio, vogliono fare un posto dove gli impiegati si possono ritrovare, possono fare le riunioni all'aperto, al chiuso, e introdurre sempre di più la flessibilità di lavorare sia da casa che nell'ufficio. Si è visto che il tempo che l'impiegato non mette nel commuting alla fine non incide in maniera anzi positiva su quello che è diciamo l'efficienza totale, e soprattutto gli studi di progettazione, dove uno deve fare una parte di lavoro insieme ma una parte è personale, ho visto tantissimi clienti che sono contenti. Questo vuol dire che gli uffici di questi medio e breve termini stanno cambiando perché li stanno ridisegnando, e questo mi fa pensare che sicuramente saranno progetti che si riprendono in un tempo ragionevole. Cosa interessante, tutti i progetti a lungo termine noi non abbiamo visto nessun tipo di brevi rallentamenti, però se noi partecipiamo a costruzione di hotel, uffici residenziali, commerciali, non ci sono stati dei grandissimi rallentamenti, magari 1 mese, 2, perché si rallentava la velocità di lavorazione, ma dove sono stati investiti, dove sono investiti moltissimi soldi in un in un lungo termine, noi personalmente su quei tipi di progetti non abbiamo visto delle grossissime difficoltà. La maggior parte sono tutti quelli esistenti, che chiaramente sono dei costi che non hanno avuto la manutenzione, non ha avuto nessun tipo di ritorno. Quelli nel breve medio stanno ricevendo una conversione, sono convinto che torneranno. Quelli a lungo non sono stati molto impattati per quanto riguarda noi in questo mercato. Non so se ho risposto abbastanza. Sì. No, dunque, giusto perché abbiamo ancora 5 minuti del nostro panel, io volevo tornare, se siete d'accordo, su una cosa delle tante interessanti che avete detto. La cito Zannier: il valore della manifattura originale. No, questo concetto del bello e ben fatto. Perché sa, noi siamo abituati, io giornalista economico di lungo corso, vecchio pelo come me, è abituato a sentir dire che le cose fatte in Asia si vede che sono fatte un po' così, no?
in realtà il confronto con la manifattura degli Stati Uniti, uno è abituato a pensare che non sia invece così vincente, invece no, nel senso che dove si sa, si esce dalla qualità eccellente ma seriale, si entra forse nella qualità che pur su scala industriale riesce a esprimere qualità e accuratezza quasi artigianale, ecco che torna il valore del fatto di tenere la manifattura in Italia. È un punto di forza questa la nostra offerta, anche nel settore contract. Chi vuole aggiungere qualcosa? Perché mi sembra, come dire, è allora, una magari... pensiero, no? Diciamo. Allora, io rispetto ai miei colleghi, noi come Card siamo un'azienda anomala nel mondo, cioè non siamo degli specialisti del contract, ma forse siamo quelli che, rispetto ai colleghi, siamo più pesantemente penalizzati dal discorso copie, knock-off, sono simili, eccetera. E questo riguarda anche, per esempio, io mi ricordo nel 2010, per noi era un mercato ancora interessante, quello dei banchetti, cioè vendevamo a società che affittano le sedie, è un mercato che è sparito, perché oggi possono prendere una knock-off della Louis Ghost che affittano a $12, cioè che loro acquistano $12, quindi insomma io la vendo a $420, giusto per intenderci. Però l'originalità del progetto, l'originalità del disegno e il fatto che sia sicuramente made in Italy, ma con un valore aggiunto che non è solo un fattore estetico, sicuramente paga. Certo, dipende a che fascia di mercato ci rivolgiamo, cioè se il mio interlocutore ha un budget da $12 a sedia, noi tra l'altro come Cartel siamo tra i soci fondatori dell'associazione B-Original, io continuo a dire agli architetti, non c'è problema, non prendete una copia, cioè, ci sono 1 milione di sedie, cioè, ci sono 1000 alternative al mondo, non prendete le copie, siate originali della vostra proposta. Poi, se ti interessa il mio discorso a livello progettuale, scelta di materiali, perché anche oggi come oggi, per esempio, non mi ricordo chi dei miei colleghi lo accennava, noi tra l'altro abbiamo un materiale plastico con tutta una serie di confusioni culturali legate a questo, però siamo un'azienda che investe in biomateriali, investiamo in policarbonati di origine non fossile ma origine vegetale, e soprattutto sul mercato, adesso io non so in Europa, però sul mercato americano, quando io faccio questi interventi con gli architetti, prestano molta attenzione. Quindi sicuramente il fatto che sia made in Italy, l'originalità del progetto, se è l'interlocutore giusto, sono comunque valori che pagano e sono imprescindibili, perché per noi italiani è l'unico modo per essere, credo, e di questo sono fermamente convinto, competitivi rispetto ad aziende dove l'unico valore aggiunto è il costo, che non è certo la nostra forza commerciale, insomma, per carta. Posso aggiungere una cosa? Una cosa che mi ha colpito sin dal primo giorno che sono arrivato qui in America, personalmente, noi facciamo pali della luce, cioè stiamo parlando di un palo della luce, e il commento più comune che ho sentito, non l'avevo mai associato a un lampione di illuminazione, è sexy. Mi ha sempre colpito questo, perché avevo fatto le presentazioni ovunque, in campus, in California, non si possono citare per NDA, dappertutto il commento più comune è: il vostro prodotto è sexy. Noi abbiamo nel DNA diciamo una cura per i prodotti che non si può copiare. Questa è una cosa che non si potrà mai copiare, perché una cosa deve essere fatta bene, questo ci hanno detto da generazioni a generazioni, e questo si vede. A quel punto, per entrare nel mondo contract, ci vogliono quelle cose che sono state descritte fino adesso, quindi avere la qualità, il servizio e tutti quegli elementi che poi servono, perché ci sarà sempre il competitor, come diceva il collega, che fa la copia a basso prezzo fatto in America, e quindi bisogna fare in modo che il nostro prodotto sexy sia utilizzabile in maniera facile per misure, per standard e quant'altro in questo mercato. Certo. Certo, molto giusto. Altro da aggiungere? Qualche altra considerazione? Vorrei completare dicendo che poi in America c'è un sistema industriale, almeno per quanto riguarda il nostro settore dell'arredo, che è molto obsoleto, nel senso che non hanno proprio la capacità di fare certe cose. A meno che non sia veramente a alto livello artigianale, dove qualcosa si trova, ma con dei costi esorbitanti. Più credo che noi, almeno io vedo con i miei ragazzi in Italia,
quando ci pongono un problema, abbiamo la fantasia di risolverlo. E troviamo, grazie un po' in Veneto dove siamo, abbiamo nel raggio di 50 chilometri, abbiamo la fortuna di avere una miriade di artigiani, di semi-industrie, che sono semi-artigiani, semi-industrie, eccetera, che ci danno il prodotto che ci permette di, anche noi, se facciamo pareti, però di avere dei prodotti sexy. E questo è vero, devo dirlo, molto spesso si sente questa parola quando si riferisce ai prodotti italiani. Per cui credo che i numeri li abbiamo, dobbiamo solo capire, il problema è quello del marketing poi, far arrivare queste idee e soprattutto, perché qui non siamo nel food o nel fashion, dove uno entra, compra la gonna, compra la borsa, fatta in Italia, se ne va, o le scarpe. Qui siamo un prodotto che poi va ordinato, pagato in anticipo, tra virgolette, con un deposito anche abbastanza importante, e aspettato per alcuni mesi. Per cui l'azienda deve riuscire a dare la sicurezza della serietà e del commitment che ha fatto su questo mercato. Questo è. Molto bene, molto bene. Anche questa tavola rotonda, mi pare di poter dire, è edificante nella serietà, quindi non ci sono passeggiatine di salute da mettere in bilancio. Se uno vuole sfondare negli Stati Uniti bisogna lavorare sodo e impegnarsi, però le opportunità si sono riaperte, si riapriranno, la reputazione è altissima, quindi impegno, concorrenza, però grandi potenzialità e grandi possibili soddisfazioni per chiunque sappia osare, progettare e deliberare con efficienza.